Ciao a tutti, oggi siamo con la dottoressa Beatrice che ci parlerà dei bambini e la tecnologia. Ciao Beatrice, parlaci di te. Ciao, io sono Beatrice, sono una pedagogista, mi occupo di bambini in particolare, la pedagogia infatti è la scienza che si occupa dello sviluppo dei dal prenatale, bambini, infanzia, adolescenza, adulti e anziani in situazione di normo e di disabilità. Io mi sono specializzata nei bambini, quindi per cui lavoro negli asili, offro la mia consulenza ai genitori in ambito educativo, dando appunto del sostegno di come dovrebbe essere o avvenire l'educazione all'interno della famiglia, quindi do sostegno non solo ai genitori con il bambino, ma anche con la relazione della coppia. Ho collaborato con diverse università e collaboro tuttora con enti per la formazione permanente delle figure sanitarie. Beatrice, ho una domanda per te. Il ruolo della tecnologia come è cambiato negli anni e chi sono i nativi digitali? Allora, prima di tutto, i nativi digitali sono tutta quella generazione che è nata a contatto con il personal computer, con internet. Allora, se dovessimo fare un discorso solo sui nativi digitali, su come sono cambiati i termini, perché adesso esistono la Google Generation, esistono, pensano di parlare di iPhone Generation, dovremmo aprire un mondo a parte e fare una discussione che durerebbe 2 ore solo quella. Quindi in questo caso noi intendiamo nativi digitali tutte quelle fasce d'età, tutte quelle generazioni che sono nate a contatto con la tecnologia, anche perché poi sennò dovremmo fare una distinguo tra quelli che sono nati nel 1900, dopo il 1985, vengono considerati tutti nativi digitali, però c'era un fattore economico, vuol dire che alcuni avevano il personal computer e quindi avevano contatto con la tecnologia, mentre invece altri per questioni economiche non potevano permetterselo e quindi ci sarebbe questa discrepanza. Noi però adesso parliamo oggi, inteso nativi digitali, come tutte quelle fasce d'età che appunto hanno avuto un contatto già nell'infanzia con la tecnologia, che può essere il famoso internet che faceva din 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 prima quando lo attaccavi, in quel senso. E certo che da quando è stato introdotto la tecnologia, il suo divenire è stato un evolvendo, non si è mai fermata. Anzi, a partire dal modello, che io mi ricordo il mio 3330, anzi, partiamo ancora da prima, i primi telefoni erano pesantissimi e grandissimi. Sì, poi piano piano, infatti io mi ricordo mio papà e mio zio che erano arrivati a casa, mi sembra che era della Ericsson, che era grande come una cabina telefonica, arancione e verde, e era importante portarlo in giro. Chiaro, poi dei costi notevoli. E poi, bravo, aveva dei costi notevoli, che poi una chiamata ti costava l'ira del cielo, e quindi... Poi piano piano è arrivato il famoso 3330, il mio preferito, che se lo sbattevi contro il muro, cioè lo guardavi, era ancora integro. Adesso quando mi cade l'iPhone inizio a tirare giù i santi dal paradiso, perché lo schermo sicuramente mi è andato, anche se gli metto su di tutto e di più. Quindi ha avuto un evolversi non solo a livello di modello, e quindi dal più grande, sempre più piccolino, in bianco e nero, che veniva utilizzato solo ed esclusivamente per le telefonate, per i messaggi. C'è anche stata un'evoluzione a livello di necessità, nel senso che piano piano ciò che io avevo bisogno, allora io avevo il telefonino in borsa perché dovevo telefonare, avevo il Walkman perché dovevo andare alla scuola e quindi mettevo la musica. Uh-huh. Volevo una macchina fotografica, io mi ricordo che quando... quindi borsa per farcele star dentro. Piano piano tutte queste necessità sono state inglobate in un solo apparecchio. E quindi già il cambio che prima andavo in giro con 3 cose, adesso vado in giro solo con... Cioè, allora, certo, è cambiata la dimensione, nel senso adesso magari vado in giro col telefonino che è grande come la macchina fotografica del secolo, però è uno solo, non solo poi, anche a livello di i foto, i giochi. Io mi ricordo Snake che te lo facevi piano piano, continuava a girare e poi diventava finito lo schermo, non potevi più andare avanti, continuavi a fare sempre quel gioco, invece adesso anche i giochi, le opportunità di poter giocare dalle app grazie ai telefoni è cambiata. Il semplice fatto della ricarica, prima con 10 euro dovevi tenertelo lì come se fosse oro, quindi mandavi via i messaggi pensandoci e non compravi cose sul computer, anche perché prima non potevi. Adesso invece, grazie alle compagnie telefoniche che ti danno i giga illimitati, liberi,
proprio un uso completamente differente del telefonino. E questo cosa succede? Cambiando la tecnologia, evolvendo, diventando quasi indispensabile per noi, questo va a influenzare le nostre vite. Cioè adesso io seduta su un divano posso decidere che cena mangiare stasera, Chiaro. che non deve essere per forza solo la pizza, ma può essere un piatto. Se abito a Milano, se abito in un paesino come me, mangio solo la pizza ancora. Però se abito già a Milano, posso decidere una cena diversa. O il famoso voglio comprarmi il kimono. Prima dovevo trovare qualcuno che andasse in Giappone o andare io a pagare e andare in Giappone. Adesso invece mi basta semplicemente cercarlo sui motori di ricerca, me lo compro e mi arriva. C'è questo appunto globalizzazione. È E chiaro. ci dà tanti aspetti positivi, però ci sono anche tanti aspetti da sapere, da conoscere, perché appunto non influenza solo la nostra vita, perché noi ci facciamo vedere che usiamo questi dispositivi e quindi influenziamo anche la vita dei nostri figli. Allora, ho un'altra domanda per te. Quando un bambino ha in mano un dispositivo elettronico, che cosa succede? Allora, di solito quando si vede un bambino che ha un dispositivo elettronico, e questo è, parliamo di bambini piccoli, dai 3 ai 7 anni, ci rende orgogliosi, nel senso il vedere come si approccia al gioco, al fatto che piano piano quel gioco viene fatto sempre più velocemente, è motivo di orgoglio. Però sarebbe interessante vedere e capire soprattutto quali sono le conseguenze che questo giocare porta al bambino. E ci sono due aspetti, il primo è l'aspetto fisico. Ok? L'altro è l'aspetto esperienziale cognitivo. L'aspetto fisico è visibile, quindi i famosi occhi rossi del bambino dovuti alla luce blu dello schermo, alle radiazioni elettromagnetiche, perché ma, il corpo dei bambini piccoli, visto che nel sviluppo non è in grado di non assorbirla tutta, ma anzi, buona parte delle radiazioni radiomagnetiche vengono assorbite dal corpicino dei bambini. E poi questo può anche portare eccessiva stanchezza e quindi nervosismo e atteggiamenti aggressivi. È più facile, dico sempre, togliere un gioco a un bambino piuttosto che il tablet, perché poi quello crea anche una sorta di Ma dipendenza. quando dici gioco, te intendi il gioco classico, cioè Gioco sì, gioco il per me è gioco camioncino, la classico, gioco macchinina piuttosto bravissimo, che la bambola. sì, in quel senso è molto più facile togliergli un gioco di questo genere, un gioco fisico, mettiamola così, piuttosto che un dispositivo elettronico, togliere un tablet, togliere un telefonino, togliere la PlayStation, qualunque cosa sia, è molto più difficile perché ha quella creare di dipendenza, perché lo sappiamo anche noi, se guardiamo una volta il telefonino non vogliamo più staccarci dopo, infatti non ci accorgiamo, diciamo, ah, lo guardo 2 minuti e poi vado a letto. In verità sono passate 1 ora e mezza, dici, caspita, la faccia dei 2 minuti. Quindi ha tutte queste ripercussioni a livello fisico che magari non ci pensiamo perché vediamo subito l'aspetto positivo anziché magari quello negativo. E questo cosa succede? Può portare anche a disturbi del sonno, perché se il mio bambino è agitato e ha questi comportamenti aggressivi vanno a disturbare il sonno, non solo. Viene da me una mamma e mi dice, ah, mio bambino non dorme bene e scopriamo che gli dà il tablet 1 ora prima di andare a letto, cioè 1 ora, glielo fa usare per 1 ora la frequenza prima di andare a letto. E quindi il bambino rimane agitato, nervoso, perché poi faceva un gioco abbastanza agitato e tutte queste cose vanno a influire lo stato fisico. Ma non solo. Una cosa che di solito non si pensa è la mobilità fine. È una scusa? La mobilità fine, il Ah, fatto ok. di tenere la penna. Ad esempio, io col tablet uso il dito e faccio tante cose col dito e spesso e volentieri capita, lavorando con le scuole, che arrivano bambini che hanno difficoltà a tenere in mano la penna perché magari non abituati perché la mamma a noi le tempere non gliele faccio usare perché sennò sporca in casa. Però non facciamo sviluppare una parte importante ed è le basi per imparare a scrivere. Oppure tutto questo fa sì che si crei un malessere generale nel bambino. Dal bambino intendo dire dal bambino dei 3 anni al bambino di 12. Quando uso il tablet, spesso e volentieri non si fa caso che uso solo un senso, ed è il senso della vista, perché il tatto ha sempre a contatto una superficie liscia. L'udito, sì, c'è la musichetta, ma non è esperienziale, non mi permette di imparare qualcosa. Quando i miei bambini fanno dei giochi su un dispositivo elettronico, ci sono delle sequenze predefinite. Il banale gioco del puzzle, no? I bambini sono piccoli e hanno i 4 pezzi. I 4 pezzi vengono sempre messi lì nello stesso modo. Magari cambia 1 o 2 volte,
Però dopo diventa una risposta anche stereotipata anche dal bambino. Quindi io certo che gli dico che è stato bravo, che l'ha fatto, ma dopo una, due, tre, quattro, cinque volte il bambino non lo fa più perché lo sa, lo fa perché ormai l'ha imparato a memoria. Per ripetizione. Invece, bravo, invece se io gli do il puzzle normale in mano, basta solo rovesciare la scatola e già i pezzi non ci saranno mai in modo uguale. E lì anche il fatto del tatto, io posso riconoscere il pezzo del puzzle dove c'è il disegno, dove non c'è disegno perché dietro è più ruvido. Chiaro. E sempre a parlare a livello di mobilità fine, quando io devo mettere insieme i due pezzi del puzzle, prima di tutto devo capire se combaciano, ma anche nel momento in cui combaciano è difficile incastrarli, farli stare insieme, cosa che invece sul tablet questo non viene sviluppato, perché è un mero prendo e stiro, prendo e tiro, scusami, non stiro. Ripeto, la vista poi è limitata. E se ci fate caso, quando parlate con un bambino che ha in mano un dispositivo elettronico, si isola completamente da tutto ciò che è attorno, non sente se lo chiami perché è talmente preso da quello che sta facendo perché lo sta, vi ho detto prima, questa sorta di dipendenza che crea, che davvero è totale nel bambino. La creatività non è sviluppata perché ci sono giochi per i bambini piccoli dove, di solito nell'asilo nidi, si dà in mano la penna e il bambino prova a muovere penne, apposta, non quelle per adulti, per l'amor del cielo. Però intanto prova a fare pregrafismo, inizia a fare una conoscenza delle penne. Qui non c'è. Quindi io coloro in base a quello che vedo. Il famoso fatto poi che arrivano i bambini e dici: ma io coloro bene sul tablet. E certo, perché il tablet tu colori, poi si ferma, non ti fa andare oltre, quando invece per Chiaro. colorare l'albero disegnato, stampato sul foglio, è difficile stare nei contorni. Come le relazioni con gli altri vengono identificate? Perché io, ripeto, mi isolo su questo dispositivo e non creo relazioni con gli altri. Magari ci sono persone che mi stanno intorno e mi guardano, ma non creo relazioni perché io sto facendo semplicemente quello. Un altro aspetto che è da non sottovalutare è il tutto e subito. Quando io sono stanco di giocare a un gioco, chiudo l'app, ne apro un'altra, chiudo un'app, ne apro un'altra. Quando io invece gioco, devo imparare che quando non voglio più giocare con quello, sono stanca di giocare al puzzle e voglio giocare con la cucina, c'è un passaggio in mezzo di andare a mettere a posto prima il puzzle. Chiaro. Quindi il tempo di attesa. Voglio cambiare gioco, ma devo mettere in conto che devo aspettare, non posso prenderlo subito. Devo prima mettere via, tirare fuori l'altro e poi entra il famoso problem solving, perché se i giochi della cucina sono in alto le scatole, devo anche pensare come andare a prenderlo. Cosa invece che nel tablet non succede, perché lì basta che chiudo l'app, ne apro un'altra ed è andata. È chiaro. E senti, Intuito. siccome il canale qui dove poi viene pubblicizzato il video chiaramente è un canale di tecnologia e in questo caso te come specialista mi puoi descrivere o ci puoi dire anche dire a me perché sono curioso quanto è facile, visto i giochi online, no? Ti potrei citare decine di giochi online che si parla con persone adulte, se non molto adulte. E quanto è facile che i bambini instaurino, in inglese si dice un rapporto di trust, no? Di fiducia tra lui che parla con me al videogioco, dove magari si gioca spesso perché abbiamo lo stesso, come dire, la stessa tattica di gioco o la stessa modalità di gioco, ma per un uomo, per un adulto, per quanto chiaramente questo è per la sicurezza informatica che si ripercuote sulla vita delle persone, poi quelle reali, quelle vere. In questo caso, quanto è facile per gli adulti o per i bambini instaurare dei rapporti di fiducia con gli adulti chiaramente sui giochi, come dicevi poc'anzi te che l'hai citato, i giochi? Allora, semplicemente facilissimo, perché basta avere un poco di interesse comune e i bambini, diciamo così, portano fiducia, perché se ti faccio vedere che anche a me piace, io ti seguo. Il tutto sta in un'educazione prima. Cosa vuol dire? Insegnare al mio bambino come usare la tecnologia e che comunque deve prestare attenzione a questa, perché non è proprio così. Protetta, il mio schermo non mi protegge da quello che c'è dietro, ok? E quindi il tutto va in un'educazione prima,
che si arrivi al momento clou dove il mio bambino racconta qualcosa. Anche perché si sa benissimo, la famosa è più facile parlare con uno sconosciuto che con qualcuno che conosci. Chiaro, certo. Quindi non lo conosco, però mi dice piace anche a lui queste cose, fa come me, e guarda me, ci sono. Fatta. Poi magari con mio papà ci litigo ogni due per tre, con mia mamma ci litigo ogni due per tre, perché poi nella fase adolescenziale un po' è così, questo mi capisce, i miei genitori no, è anche troppo facile quasi. E quindi questo mi porta a un'altra domanda. Ma e perché quando i genitori ricorrono all'uso dei tablet o dei cellulari o addirittura dei computer che per esempio, so, mezzanotte, l'una di notte, le due di notte, i bambini, bambini intendo 7, 8 anni, 9 anni, comunque sia giocano a giochi, a mio avviso, violenti, perché ci gioco proprio io, quindi lo so che sono violenti, e dove è anche facile incontrare persone adulte e quindi anche per la sicurezza, come dire, sia personale che poi in questo caso tecnologica, non è proprio che sia il massimo. Ma è quindi quando, per ritornare alla domanda che tu ho appena fatto, quando è che ricorrono all'uso di questi strumenti, se non proprio abbandonarli a questi strumenti? Quando purtroppo la tecnologia a volte assume una professione, che è quella della babysitter, tra virgolette. Nel senso, io in questo momento sono stanco, non ho tempo di starti dietro, ti do il tablet in mano, ti do il videogioco, ti do il mio telefono, perché almeno io o riesco a fare quello che sto facendo, il banale cucinare, oppure decidiamo di andare a cena. E adesso se ne vede tanti, no? Io voglio mangiare tranquillamente, allora ti do il telefonino. Ok? Quindi ha questa valenza di babysitter, è brutto dirlo così, però sì, nel senso che in questo momento io non posso stare con te, ti do questa alternativa. Ma che dovrebbe far spuntare nei genitori delle domande, ma non solo dei genitori, anche di chi comunque ha rapporti con dei bambini. Ad esempio, la prima cosa è, ma io dandogli il telefono al mio bambino, cosa ho insegnato? Quindi quali domande dovrebbero porsi i genitori? Bravissimo, cioè gli ho dato uno strumento per dire la prossima volta che succede, so cosa fare. Tipo, solo la famosa domanda che mi hai fatto prima, no? Quando si usa il telefono? Di solito quando sei in coda. Io al mio bambino che piange come un disperato, non voglio fare che disturbi tutti, cosa faccio? Gli do in mano il telefonino. Però, pensandoci, io gli ho insegnato qualcosa, no, gli ho semplicemente dato un dispositivo che lo tiene occupato. Invece il gioco è quello di aiutare il bambino a dare quegli strumenti, poi potrà usare lo stesso il telefono, però dare quegli strumenti che gli permettono di dire posso scegliere. Mio figlio ha 7 anni, io ho iniziato a usare gli zaini piccoli adesso, perché cosa facevo? Quando andavamo in giro, visite mediche, posta o in comunque qualunque altro giro che andavano a fare, semplice pacchetto, avevo lo zaino con dentro. Avevo il camion perché era piccolo, piccolina, scusatemi. In più avevo dentro dei giochi alternativi, libri tattili, libri normali, libri che si leggono in 5 minuti, libri che si leggono in 15 minuti, perché ci sono poi fatte apposta queste Certo. collane. Fogli con la penne. Ti racconto un aneddoto: una volta avevamo una visita da fare e l'ho dimenticato a casa lo zaino. Panico, cosa gli faccio fare? All'inizio, quando eravamo fuori, perché era tempo Covid, abbiamo giocato con le nuvole. Mi sono inventata un qualcosa che andasse oltre al telefonino. Il telefonino ce l'avevo, giochiamo con le nuvole. Tu che figure vedi? Ah, guarda, questa è un Sì, coniglio. Cioè, ci anche da sta. piccolino. Oppure la storia di Robin Hood, che anziché durare 5 minuti, ne dura 20, che ne dura un'ora, perché le inventi su tutte. Quindi l'essenziale è quello di far capire ai bambini che ci sono comunque delle alternative a cui potersi, di cui potersi avvalere. Non esiste solo il tablet, o solo il computer, o solo il dispositivo elettronico. Insegniamo che c'è tanto altro, poi posso sceglierlo lo stesso, perché magari caspita, in quell'occasione avevo iniziato a casa tutta, ho febbre a 39, devo fare la visita, glielo do. Perché non siamo qui a dire tecnologia sì, tecnologia no a priori. Siamo qui per dare degli spunti di riflessione, positivo, negativo, poi dopo ognuno sceglie. Uno ha la libertà, grazie al cielo, siamo tutti liberi di fare una Chiaro, scelta. te in questo caso sei la specialista, quindi
chi più di te, insomma, può dare dei consigli o dei pareri. E senti, ma e quali altri rischi ci sono per i pre e adolescenti? Quello che dicevi un po' tu prima, no? Il fatto di dare fiducia subito. Noi non ci rendiamo conto che, passamela così, internet è come un grandissimo iceberg, luce e buio, no? C'è la parte che tu vedi, che è visibile e che va benissimo, però sotto c'è una grandissima parte che non si vede, quello che sta dietro e che spesso dimentichiamo di spiegare che c'è, perché spieghiamo solo l'evidente. E nell'evidente, ad esempio, io posso caricare un video, poi dire no, lo cancello quando non lo voglio più vedere. Ma ormai nella memoria digitale esiste, c'è, è impregnato, tu lo puoi cancellare, ma qualcuno può sempre andare a riprenderlo. E soprattutto internet, secondo me, ha un grande paradosso che deve essere spiegato. Prima di tutto, che è una cosa, non è reale, nel senso che io posso farmi vedere, ad esempio, adesso ci sono tantissimi filtri per farsi belle, farsi bello, per essere accettato, e qui è facilissimo ed è inconfutabile, perché se tu non hai un rimando, nel senso che io ti vedo, che non è vero che c'hai gli occhi chiari, c'hai gli occhi scuri, non è vero che sei biondo, sei castano, non ho un rimando, anche perché poi sappiamo che c'è gente che fa finta, prende l'identità degli altri per mostrarsi come. Quindi tu non hai una verità assoluta di che cosa ti dice, di che cosa ti propina internet. E soprattutto, cos'è che succede? Non si ferma lì, cioè, nel senso, devo spiegargli che, perché di solito cosa succede? Che l'esperienza negativa fa sì che io mi mostri falso, diverso da quello che sono per essere accettati. Invece bisogna spiegare che le esperienze negative sono quelle che fanno crescere più delle esperienze positive. E che ci saranno sempre, però sono quelle che ci fanno fare i passettini in avanti. Chiaro. E sempre il paradosso è quello che però devo spiegare che dietro la realtà virtuale c'è una realtà vera. Cioè io adesso sto parlando attraverso il microfono, scusami, attraverso il computer, ma oltre al computer ci sei tu, che sei una persona in carne ed ossa, che ha dei pensieri, che ha delle idee e che ha un carattere soprattutto e che Chiaro. ha delle intenzioni che possono essere positive. Tanto di cappello, che possono essere negative. E lì è difficile dopo spiegarglielo. Per questo ti dicevo prima, bisogna intervenire prima, prevenire. Io ti insegno come approcciarti a internet, perché altrimenti sei dentro in un mare dove non hai bussola e ci sono i moroni che sono altissimi. E come fai a rimanere a galla se non hai neanche il salvagente? Te lo devo fornire io, perché sono E qui un genitore. mi viene una domanda che mi sorge proprio ora. E un genitore o dei genitori, che sicuramente ti è capitato anche a te nel corso della tua professione o comunque nella vita normale, che hai visto, io ora te lo spiego nel meglio modo possibile che posso io personalmente, ai bambini gli viene tolto, cioè il genitore, la mamma, il padre non gli dà il telefonino, il tablet, o non lo mette al computer e questi bambini impazziscono, sembrano pazzi perché cominciano a correre, a piangere, a spaccare oggetti per terra, eccetera, eccetera. Ma in questi casi, sempre secondo la tua esperienza da dottoressa, cosa può fare un genitore? Come ci si approccia a una situazione del genere? Allora, come ci si deve approcciare? Soprattutto con delle regole fisse, nel senso che io ti dico, ok, possiamo decidere di guardarlo insieme. A proposito, prima cosa importantissima, non lasciare mai da solo e a un tempo limitato. Il tablet, il computer, quel che è, lo vediamo insieme e per un tempo limitato. Dopodiché ci mettiamo dentro un'esperienza che sia accattivante e che quindi prenda l'attenzione. Ad esempio, dai, giochiamo mezz'ora al computer, poi però andiamo a farci una bella biciclettata, ma certamente su qualcosa che piace al bambino, perché se io vado a dire alla mia bambina andiamo fuori coi pattini, mi dice sì, se gli dico andiamo fuori a Chiaro. pescare, mi dice anche no. Chiaro. O qualcosa che piace, no? Puntare sugli interessi e quindi dire dai, mezz'ora, poi però se vai in bici, dai, dai, oppure andiamo a mangiarci un gelato, cioè avere un'alternativa accattivante che faccia dire al bambino sì. Poi ti spiegavo prima, è più facile togliere un gioco fisico al bambino piuttosto che un tablet, perché l'abbiamo detto anche per noi, questo crea dipendenza. Ma se io inizio a avere delle regole fisse, nel senso è, ti do il tablet finché non finisco di sparecchiare, banale, ma quando io finisco di sparecchiare, se vi faccio capire che è finita, è così, me lo devi ridare,
Perché se no c'è il caso, ho finito di sparecchiare, però voglio sedermi sul divano e io lascio ancora un po'. E no, perché dopo mi fai fesso 1, mi fai fesso 2, la prossima volta te lo dico io che voglio il computer ancora in Chiaro. mano. Avere queste linee guida che mi permettono appunto di regolamentare, è brutto dirlo, però regolamentare quello che sto facendo col computer e poi dare un'attività accattivante. Andiamo a vedere il Museo delle Principesse, mia figlia impazzirebbe, nel senso, ognuno deve cercare quello che è appropriato al proprio bambino. Certo che se mi dice, ah no, lui mi piacciono solo i giochi che guarda il telefonino, e no, allora aspetta, facciamo esperienze che ti dico io e vediamo cosa ti piace. Chiaro. Piuttosto che vado a fare arrampicata con me, vedo che gli piace, bene, abbiamo trovato un qualcosa che va. E quella è la soluzione. Cioè, abolire la tecnologia non si può, non si può, non si può. Però devo trovare un canale alternativo, cioè l'esperienza è quella che fa di noi ciò che siamo, l'esperienza non si fa sul computer. Nelle relazioni, io posso, quello come dicevi tu prima, io posso conversare nel computer, ok, con altre persone che non conosco, ok, ma non posso stabilire una relazione, perché per stabilire una relazione ho necessità di conoscere chi ho davanti e di farmi conoscere. Chiaro. E si fa solo in presenza, stimolare i bambini a uscire. Poi tu dirai, c'è anche l'altro problema, nel senso che se tutti hanno il telefonino e poi si ritrovano tutti col telefono, anche lì è vero, nel senso che io posso dire, no, io non compro il telefono a mio figlio, non voglio darglielo, poi esce e il telefonino lo trovo in mano ad altre persone. Verissimo, ma se io gli do un'educazione e spiego a mio figlio che c'è il momento giusto, il momento in cui può guardarlo, ma al momento anche dove si fa altro, che è esperienza di vita, io già un bel passo avanti l'ho fatto. Poi sarebbe bellissimo se magari più persone si mettessero insieme e pensassero, dai, decidiamo insieme di non dare gli apparecchi elettronici fino a tot me. Ma questa è un'utopia, cioè, no, non sarebbe male, però giusto per avere uno stesso ideale educativo in quel senso. È chiaro. Senti, vorrei che tu ci lasciassi con una tua riflessione. Allora, beh, prima di tutto, secondo me è fondamentale dare il buon esempio. Prima di tutto, perché noi siamo lo specchio per i nostri bambini ci guardano e si comportano esattamente come vedono. Infatti, è più educativa l'esempio della parola. Io posso dirti porta rispetto, ma se non sono io la prima a portare rispetto, mio bambino non farà mai esperienza di quella parola. Del portare rispetto. Quindi, prima di tutto, essere esempio positivo, far vedere che la tecnologia c'è, non si può far finta di non, che non esista, non si può, non si può. Però ti insegno attraverso di me, facendoti vedere che ci sono momenti che la uso e ci sono momenti che invece la metto via. E quando la metto via, sono per vivere momenti significativi con te, figlio, nipote, qualunque altra sia la relazione tra adulto e bambino. E soprattutto sarebbe bello pensare che i grandi manager della Silicon Valley, quindi Apple, Microsoft, chi più ne ha più ne metta, mandano i bambini a scuole montessorane, non a scuole ultra tecnologiche, che poi vabbè, montessoriane sono un costo, però del cielo non è. Però che offrono la possibilità ai loro bambini di usare apparecchi elettronici non prima di 12 anni. E se non lo fanno loro, che ce l'hanno in casa, voglio dire, allungare un Sì, iPhone certo, se ce 15, l'hanno, se che lo fanno ce loro, che l'hanno la in casa, voglio tecnologia. dire, cioè, ci mettono pochi. Ci sarà qualcosa dietro. Certo, no, no, è ovvio, insomma, se chi produce un qualcosa, chi lo inventa, non lo dà ai propri figli, vuol dire che proprio Forse questa qualcosa cosa c'è. sana non è, perché altrimenti. Perfetto. Senti, allora io ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai e ci hai dedicato e per questa interview. Poi, se tu vuoi, io in descrizione al video lascio i tuoi contatti per chi volesse contattarti, per chi ha un'esigenza o insomma Certo, per chi ha bisogno di una sicuramente. tua consulenza. Non so come si chiama nel tuo Sì, ambiente, consulenza. consulente, E io lascerò i tuoi contatti così che ovviamente se le persone hanno bisogno di chiederti qualcosa o un supporto sanno dove trovarti. assolutamente. Grazie mille per avermi invitato, per avermi dato questa possibilità di esperienza di vita. Ciao, Grazie mille a tutti e ciao. grazie.